Riparte ufficialmente ed in perfetto stile hollywoodiano la nuova stagione agonistica del Napoli. I calciatori sono stati condotti in doppio stuolo, in parte dal mare su offshore, in parte dal cielo su elicotteri nei pressi della stazione marittima. Poi all'interno della monumentale nave Costa Concordia, spazio al presidente e alla voce di alcuni dei tesserati. Lavezzi e De Laurentiis si abbracciano, si baciano più per iniziativa del presidente che dell'attaccante argentino. Ma era questa l'immagine che volevano vedere i tifosi del Napoli. E allora poco importa se il timido argentino è stato poco espansivo nei confronti del produttore cinematografico, arrivato al porto di Napoli direttamente a bordo di un elicottero. Atterraggio in stile De Laurentiis, cinematografico insomma, sulla Costa Concordia, ormeggiata al Molo Beverello, gli azzurri arrivano direttamente dal centro sportivo di Castelvolturno, a bordo di tre offshore, Amsic, Cannavaro e Lavezzi a guidare il gruppo degli anziani, poi da due elicotteri, ecco scendere il presidente con Cigarini, Quagliarella e Hofer, seguiti da Zuniga, Campagnaro e De Santis. Roba da festival, hollywoodiana se preferite. Dance commerciale per l'arrivo dal mare, la cavalcata delle Valchirie per l'atterraggio del patron con i nuovi acquisti. Assediati da tifosi, riusciti a eludere il massiccio ma non troppo cordone di sicurezza. Quelli che non ci riescono protestano all'esterno del porto, ma in tanti riescono a ottenere una foto con i loro beniamini. Sul fronte mercato De Laurentiis ha escluso nuovi interventi, preannunciando ufficialmente la possibilità di schierare Juan Camilo Zuniga a sinistra, con il rientrante Maggio, pienamente recuperato dall'infortunio, a destra. Il secondo quinquennio parte, non si possono più fare errori, cercheremo di farne il meno possibili, tutti quanti saremo molto così cauti in tutti i nostri passi. Maggio, che sembrava ancora incerto nel recupero, invece ha recuperato prepotentemente. La grande sorpresa è stata che Zuniga non è bravo solo a destra, ma è bravissimo anche a sinistra. Allora abbiamo detto, possiamo mettere anche un altro campione come Zuniga in panchina perché Maggio è stato recuperato? No, sarebbe un'assurdità. Il rapporto con Roberto Donadoni intanto è ottimo. Al tecnico bergamasco va la richiesta senza veli del patron per la stagione che va ad incominciare. Chiedo di essere coerente, costante e di portarci in Europa. Questo si deve sequestrare il passaporto. Tanto presidente vuole fare un film, un remake, Il Fuggitivo. Grazie, dai, bocca al lupo, dai. Bocca al lupo a tutto il Napoli, grazie, forza Napoli!